Da questa ennesima storia all'italiana c'è da preoccuparsi e non poco, perché in ballo c'è uno dei corsi d'acqua più belli d'Abruzzo, il Sangro. Le insaziabili fauci di affaristi che promettono miracoli energetici e risparmi astronomici stavolta rischiano seriamente di violentare un fiume già segnato da 30 anni dall'indecente cementificazione nel territorio che va da Villa Scontrone a Castel di Sangro. A denunciare questo è l'associazione Pesca Sportivi Sangro, che sta lottando per scongiurare la realizzazione di ben due centrali idroelettriche. La provincia dell'Aquila, i comuni attraversati dal fiume e tutte le associazioni ambientaliste del comprensorio hanno espresso opposizione motivata da studi scientifici e relazioni tecniche. Ma tutto questo per la regione Abruzzo sembra non bastare. Stiamo perdendo il fiume Sangro, quelle che sono state le sue origini, quelle che è la sua bellezza, quella che è la sua ricchezza naturale. Abbiamo purtroppo, ha avuto una richiesta di derivazione delle acque da parte della ditta Nuova Energia di Lanciano, con la quale prevede fondamentalmente due costruzioni di bacini a Monte di Scontrone e nel territorio di Castel di Sangro, i quali sicuramente andrebbero a distruggere il nostro fiume, perché le portate delle acque già come minimo vitale sono bassissime. Loro garantiscono questa reimmissione di acque, ma fondamentalmente, avendo analizzato i progetti unitamente a responsabili del comune di Scontrone, di Castel di Sangro e con tecnici, assolutamente questo è un danno non indifferente per il fiume Sangro. La regione, sulla scorta dei pareri acquisiti dalla parte richiedente, sembra che ci siano i giusti propositi per poter dare l'autorizzazione. E nel dramma si aggiunge un'altra sciagura. Pensate, dopo mezzo secolo la provincia dell'Aquila toglie la concessione delle acque all'associazione Pesca Sportivi senza nessun motivo. Fondamentalmente noi per 50 anni consecutivi abbiamo avuto la concessione delle acque da parte della provincia nel tratto di Ateleta. Quest'anno, per motivi inspiegabili e tra l'altro richiesti da parte nostra, da parte anche di altre società, un motivo vero e proprio non c'è. Ci è stato risposto dagli impiegati, perché a questo punto sembra anche difficile parlare con i politici, ci è stato risposto da un impiegato che fondamentalmente il fiume non era nostro e che prima o poi si sapeva che poteva tornare alle acque libere. Stessa sorte per l'associazione pescatori di Alfedena. Tutti i nostri sforzi, i nostri sacrifici che abbiamo fatto per 10-15 anni di gestione verranno vanificati in pochissimo, aprendo la pesca libera su questi tratti, che ovviamente mancherà controllo, mancheranno piani di semine attenti e mancherà tutto quello che riguarda la gestione di un fiume che era gestito in maniera corretta, come quello di Alfedena, che riguarda il fiume Sangro dal confine del parco di Barria fino ai confini di Villa Scontrone. Salvatore Orsini, cosa c'è dietro questa manovra scellerata? Noi non ne sappiamo niente, se non so se è un problema che ha affrontato il dirigente o il settore calcio e pesca. Per noi la concessione delle acque è una cosa fondamentale per l'associazione di Castel di Sangro, perché come è lungo il tratto del fiume, così prende anche i contributi della PIPS. Noi che teniamo a questa associazione, perché questa ci dà veramente lustro in campo sportivo, perché è un'associazione venuta bene, gestita bene e sappiamo che cosa vale e quanti soci sono. Immagino un po' se la provincia rema contro. Vicepresidente, che cosa farà in questi giorni? Io dopo martedì c'ho la riunione di commissione, interpellerò il presidente della provincia del Corbo e il presidente Santilli e insieme prenderemo dei provvedimenti per chi ha preso questo provvedimento, perché noi non ne sappiamo niente.